Rispetto alla prima partita è chiaro che la squadra incomincia ad amalgamarsi ancora di più rispetto all'inizio. Hanno giocato bene, diciamo che la correlazione muro-difesa ha funzionato, ancora bisogna lavorare. Abbiamo un giocatore attualmente infortunato per cui non può giocare, un'altra pedina molto fondamentale per la nostra squadra. Continueremo su questa strada, è la strada giusta nel far sì che in allenamento loro riescono a dare ancora di più per quanto riguarda la copertura e la difesa. Una vittoria che dà fiducia, no? Sì, mi dà fiducia morale, anche se la Coppa Sicilia, onestamente a me, ho sempre detto, interessa molto il campionato. E quindi abbiamo ancora 15 giorni per preparare bene la prima trasferta a Sciacca e spero di arrivare lì con tutto l'organico e con una buona preparazione. Io come tecnico è chiaro che pretendo sempre di più dai miei ragazzi, loro stanno lavorando moltissimo e consideriamo anche il periodo caldo che c'è in palestra, ma loro nonostante tutto lavorano con tanta celerità e gioia perché il gruppo veramente vale tanto. Senti, partire con i favori del pronostico è un fattore positivo oppure può provocare qualche problema alla squadra? Onestamente me lo sono posto pure io questa domanda. Io non ho un pronostico perché non conosco bene le formazioni del Messinese, come si sono rinforzate e che tipo di gioco loro svolgeranno. Dico soltanto che ho un bel gruppo, un gruppo che può andare molto lontano. Giocheremo partita su partita per vedere quello e dove possiamo arrivare. Questa domanda me la fai al ritorno.